Oggi viene ricordata la dedicazione della Basilica San Giovanni in Laterano a Roma. Quando l'imperatore romano Costantino si convertì alla religione cristiana verso il 312, donò al Papa Milziade il Palazzo del Laterano, che egli aveva fatto costruire sul cielo per sua moglie Fausta. Verso il 320 vi aggiunse anche una chiesa, la Chiesa del Laterano, la prima per data e per dignità di tutte le chiese dell'Occidente. Essa è tenuta madre di tutte le chiese dell'Urbe e dell'Orbe, della città e del mondo. Consacrata dal Papa Silvestro il 9 novembre del 324 col nome di Basilica del Santo Salvatore, essa fu la prima chiesa in assoluto ad essere pubblicamente consacrata. Quindi parliamo della chiesa più antica del mondo. Nel corso del XII secolo, per via del suo battistero, che è il più antico di Roma, fu dedicata a San Giovanni Battista, da dove prende la corrente della denominazione di Basilica di San Giovanni in Laterano. Per più di 12 secoli i papi ebbero la loro residenza nelle sue vicinanze e fra le sue mura si tennero più di 250 concili, di cui 5 ecumenici. Semidistrutta dagli incendi, dalle guerre e dall'abbandono, venne ricostruita sotto il pontificato di Benedetto XIII e venne di nuovo consacrata nel 1726 Basilica e Cattedrale di Roma. La prima di tutte le chiese del mondo, essa è il primo segno esteriore e sensibile della vittoria della fede cristiana sul paganesimo occidentale. Durante l'epoca delle persecuzioni che si estende ai primi 3 secoli della storia della Chiesa, ogni manifestazione di fede si rivelava pericoloso e perciò i cristiani non potevano celebrare il loro Dio apertamente. Per tutti i cristiani reduci dalle catacombe, la Basilica del Laterano fu il luogo dove potevano finalmente adorare e celebrare pubblicamente Cristo Salvatore. Quell'edificio di pietre costruito per onorare il Salvatore del mondo era il simbolo della vittoria, fino ad allora nascosta, della testimonianza dei suoi numerosi martiri. Segno tangibile del tempio spirituale che il cuore del cristiano esorta a rendere gloria a colui che si è fatto carne e che è morto ed è risorto e vive nell'eternità. L'anniversario della sua dedicazione, celebrato originariamente solo a Roma, si commemora da tutte le comunità di rito romano. Questa festa deve far sì che si ritrovi in noi l'amore e l'attaccamento a Cristo e alla sua Chiesa. Il mistero di Cristo, venuto non per condannare il mondo, ma per salvare il mondo, come ci ricorda San Giovanni nel Vangelo, deve infiammare i nostri cuori e la testimonianza delle nostre vite dedicate completamente al servizio del Signore e dei nostri fratelli potrà ricordare al mondo la forza dell'amore di Dio meglio di quanto possa fare un qualsiasi edificio in pietra. Siano lodato Gesù e Maria.